E niente raga, buongiorno. Benvenuti in Kiwi! Come avete visto dal titolo, oggi vi parlerò della mia dieta chetogenica. Ma questo è il Kiwi del passato perché in questo momento, oggi, è il primo giorno di dieta chetogenica. E voglio lanciare un messaggio al Kiwi del futuro, cioè quello fra 2 settimane, che se non ce l'hai fatta, sei proprio un c***o. Però, dicevo ragazzi, il problema principale di questa problema, oddio, che poi non è che è proprio un problema, diciamo, sono delle restrizioni, non è che sono quella di non mangiare i dolci, il pane, cioè i carboidrati, quelli. Il problema principale, signori, è il caffè. Perché io bevo tipo 6-7 caffè al giorno, ovviamente una bustina di zucchero oppure un cucchiaino di zucchero ce lo metti sempre. Non credo di riuscirmi ad abituare mai a bere un caffè senza zucchero. Quindi questo sarà un grande scalino da superare, se riuscirò. E ci devo riuscire. Quindi ragazzi, vi dirò giorno per giorno qualche minuto per dirvi come va questo mio percorso di chetogenica e speriamo che va bene. Va bene ragazzi, ci vediamo a domani da adesso. Secondo giorno di chetogenica. Oggi sta andando un po' meglio, diciamo, perché? Perché ho iniziato a bere il caffè e non so se per abitudine o perché il tipo di caffè era un po' meno amaro. Io spero sia abitudine. Però tutto bene e per ora dolci, frutta e fritto pane ancora non mi mancano terribilmente. Stasera andrò pure a cena fuori, periodo peggiore per andare a cena fuori. Spero soltanto che ci sia qualcosa che io possa mangiare. Ci vediamo a domani, al terzo giorno. Ebbene ragazzi, eccoci qua. Oggi è il terzo giorno di dieta chetogenica che sto facendo. Come vi ho detto, questa dieta durerà per 2 settimane. Quindi ragazzi, aggiornamento di oggi e ancora tutto procede per secondo la norma. Ci vediamo domani al prossimo aggiornamento. Ciao ragazzi. Buongiorno ragazzi, oggi è il quarto giorno di dieta chetogenica che sto facendo e devo dire che non tanto, ma poco inizio un po' ad accusare i colpi, sinceramente. Stiamo solo al quarto giorno, la fame inizia a sentirsi un po' di più, anche se sono già abituato a mangiare molto poco, mi sto già abituando, però così è molto di più. Ho notato stranamente, e non so se è una mia percezione, che la mia voce si sta tipo un po' abbassando un po' di più. Non lo so se è una mia percezione, poi ditemi voi. E un'altra cosa che mi sento un po' più spossato, sinceramente. Non proprio che non c'ho proprio le forze, per carità. Però sai quando c'hai quella sciallataggine che dici non me va. Però non sei stanco, capito? È proprio una cosa che dici non me va. Boh, forse sarà il caldo che stanno 35 gradi fuori. Però è questo. Quindi non so se è una cosa collegata e non lo so. Spero di continuare fino alla fine queste 2 settimane. Per ora è tutto e ci vediamo al me di domani. Passo la linea. E grazie, oggi è il quinto giorno di chetogenica e questo video lo sto registrando verso mezzogiorno, quindi è anche relativamente presto come giornata, però devo dire che ragazzi, stamattina c'è una fame esagerata, forse perché non ho fatto colazione, non lo so, però c'ho sempre un po' quella spossatezza, devo dirvi, eh. E per ora, ragazzi, è sempre dura fare a meno dello zucchero nel caffè. Niente, raga, lo zucchero nel caffè è una cosa troppo
troppo difficile da superare. Per uno che ne beve 5-6 al giorno, 7 al giorno, versi 5-6 caffè con zucchero, cioè senza zucchero, è veramente duro. Però sto notando che proprio per questo ne sto bevendo di meno. Sì, perché non mi va di bermi la morte ogni volta. Quindi proprio quando sento la necessità mi piace il caffè. E quindi ragazzi, ci vediamo al me di domani. Domani è sabato. E sabato è dura. Ci vediamo ragazzi, ti passo la linea. Ciao ragazzi, oggi sesto giorno della mia dieta chetogenica. E sì, mi vedete un po' stanco. Questo perché? Perché sto iniziando a sentire la mancanza degli zuccheri nel mio corpo, perché non ne assumo, semplicemente perché non ne assumo, e però ancora riesco a reggere botta, diciamo. Sto a metà percorso e il caffè è sempre quel grande problema insormontabile. Cosa interessante, sto notando che la mia pazienza sta diminuendo. E tipo mentre guido, cioè prima qualcosa riuscivo a tenerla, ora invece subito do di escandescenza, forse, non lo so. Probabilmente sono gli zuccheri che mi mancano, probabilmente, però. O forse sono io che sono nervoso mentre guido. La mia svogliatezza è sempre di più, ovviamente, nel senso che sto sempre un po' più, speriamo per il meglio, speriamo che domani, domenica, la giornata sia migliore. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. E ci siamo ragazzi, ci siamo. Oggi finalmente è il settimo giorno della mia dieta chetogenica, finalmente. Quindi stiamo a metà percorso. Ho appena mangiato, mi sono mangiato una bella bistecca di carne rossa, che contro quello che si può pensare, la carne rossa si può mangiare così come la carne bianca, gli affettati, alcuni ovviamente, e i formaggi si possono mangiare, sempre alcuni, ma alla fine dei conti questa chetogenica io sinceramente me la credevo molto, ma molto più difficile, sinceramente. L'unico ostacolo che c'è finora sono gli zuccheri, sono la mancanza di zuccheri, la mancanza di frutta, di zucchero nel caffè. Ti vivi lo stesso benissimo anche senza zuccheri, sinceramente. Insomma, alla fine dei conti questa chetogenica, oggi è domenica, sto a metà percorso, per ora pare che proceda tutto regolarmente. Quindi l'unica cosa sono sto zucchero nel caffè che non riesco ad abituarmi, non resta sempre amaro come la morte. Però vabbè, ne bevo di meno quando sto in giro, effettivamente ne bevo un po' di meno. Va bene ragazzi, ci vediamo domani all'ottavo giorno. Sì, domani è l'ottavo giorno di chetogenica. Dai ragazzi, che stiamo a metà percorso, ce la posso fare, dai, ce la faccio. Oh, ciao ragazzi, allora, oggi è l'ottavo giorno di chetogenica. Mi vedete così perché sono appena tornato da fare le riprese del nuovo format estivo Gli Spiaggiati. Fare la chetogenica e con l'attività fisica, che questa è a tutti gli effetti un'attività fisica, quella di camminare sulla spiaggia per 12 km, non è l'ideale. La chetogenica procede, sì, procede, perché non ho ancora, cioè non è che sento la necessità impellente di mangiare zuccheri e cose. E, però sì, raga, solo per il caffè è sempre quello il problema. I caffè non mi riescono ad andare giù. Mi faccio andare giù perché mi bevo a cicchetti. Però ragazzi, per ora, ottavo giorno di chetogenica, va tutto bene, dai, si può continuare. Ciao ragazzi, nono giorno di chetogenica.
E procede. Ieri, come avete sentito poco fa, ho fatto il filmato degli spiaggiati sulla spiaggia e i dolori ce li ho ancora le gambe. Comunque, ancora procede tutto per il meglio, però nono giorno riesco ancora a reggere la botta, diciamo. Dai, oggi ho mangiato sashimi, quindi roba sashimi, insalata di tonno, queste robe così. E va tutto ok, tutto preciso, tutto bene. Il caffè, come al solito, me li bevo a cicchetti, così sento l'amaro della morte, ma vanno giù. E quindi ci vediamo domani per il decimo giorno. Dai, sta quasi per finire, dai, sta per finire questa cosa. Allora, buongiorno. Oggi è il... Ho perso il conto. Oggi è il decimo giorno della mia dieta chetogenica. Sto iniziando a perdere il conto dei giorni e oggi mi è successa una cosa molto strana. E tipo, mentre dormivo ho sognato di mangiarmi un gelato. Ho sognato di mangiarmi un gelato e poi subito dopo dicevo: "Oh, Madonna, ho mangiato il gelato, non lo posso mangiare, ora devo rifare tutto da capo." Mi sono svegliato poi con l'ansia, con l'ansia di "Ma dopo ho mangiato il gelato?" Poi ho detto: "No, era un sogno." Però va bene, e va bene, continua la mia dieta chetogenica e la mancanza dei dolci la inizio a sentire, non tanto, però il caffè resta sempre quel punto insormontabile, caffè amaro come la morte. E va bene così, vediamo domani cosa succede. Buongiorno ragazzi, oggi undicesimo giorno della mia chetogenica. Oh, allora, diciamo che ogni tanto inizio a sentire tipo dei mal di testa, tipo dei cerchi alla testa, però non mal di testa che dici "Madonna, mi fa male la testa", no, cioè tipo quel fastidio, capito? Probabilmente perché mi mancano gli zuccheri, probabilmente. E sono un po' meno attento, e secondo me è sempre per quello. E però per il resto, i dolci, invece i dolci quando vedo tipo qualche gelato, inizio a guardarlo con occhi diversi. Inizio a guardare tipo con occhi... Ah, ma non posso, capito? E quindi inizio a sentire la mancanza, effettivamente, sì. Però diciamo il punto principale sono sempre i caffè. Però effettivamente ne bevo di meno, ne bevo molto di meno di caffè, c'è da dire che ne bevo molto di meno. Però quelli che mi bevo riesco a sopportarli un po' di più, diciamo. L'impatto terribile è meno rispetto ai primi giorni, però credo sia normale. E quindi ragazzi, tutto qua. Vediamo domani che su cosa succede. E siamo arrivati al dodicesimo giorno della chetogenica, ragazzi. Allora, c'è da dire che mi sento molto più fiacco rispetto all'inizio. I caffè inizio un po' a sopportarli di più. Senza zucchero inizio a sopportare di più il caffè. Però la cosa, diciamo, strana è che non sento tanto la mancanza dei farinaci, tipo pizza, pane, pasta. Non ne sento, cioè non... è una cosa che può continuare a non esserci, capito? Di zuccheri invece sì. Gli zuccheri invece sì, come anche la frutta, l'anguria senza semi che ne vado matto, il melone, una pesca semplice. No, quella li sento, sento la mancanza dei gelati pure e... Vabbè, forse perché comunque sto a zero proprio, quindi. E speriamo domani che vada meglio, anche perché ne mancano solo 2 giorni. Oggi è venerdì, quindi mancano soltanto sabato e domenica. Vediamo, vediamo poi cosa succederà, vediamo, eh. A domani. Ciao ragazzi,
Oggi, tredicesimo giorno della mia dieta chetogenica, sta per finire. Manca solo un giorno, manca solo domani e finisce la mia esperienza nella chetogenica di 2 settimane. 2 settimane di inferno, cioè inferno, oddio. 2 settimane di caffè, caffè al gusto morte. Però tutto sommato non ho avuto molte carenze, diciamo. Pasta, pizza, come ho detto negli altri giorni, pasta e pizza, frittura già non la mangio da quasi un anno. Però diciamo niente di particolare, niente di così. Mi sento solo un po' più fiacco, soprattutto oggi che sto registrando questa. Adesso sto registrando ed è di sabato sera e ho appena finito di lavorare ed è stata una giornata bella intensa fra il caldo afoso e la dieta, bere sì, quello, acqua, perché non posso bere altro che solo l'acqua. Però non è ancora finita perché manca domani e domani trarrò proprio le conclusioni generali, anche perché ho in mente una cosa. Se domani mi gira bene, ho in mente una cosa che vi dirò domani. Oh. Buongiorno, oggi è finito il 14° giorno di chetogenica. Ah, ragazzi, è finito il 14° giorno di chetogenica. Oh, però devo dire, traiamo le conclusioni finali. Sto registrando in questo momento, sto registrando che sono quasi l'una meno un quarto. Ho appena finito una giornata di lavoro bella e intensa, quindi siamo a domenica sera. Ho appena finito di lavorare e devo dire che, traendo le conclusioni alla fine di queste 2 settimane, guarda, questa chetogenica non mi è sembrata tanto pesante. Oddio, mi è sembrata bella pesante giusto la prima settimana, giusto, ma nemmeno la prima settimana, giusto i primi 5 giorni. La sentivo un po' più pesante perché sentivo anche un po' il peso di quello che sarebbe dovuto accadere. Però passando i giorni e passando i momenti della giornata, devo dire che non è poi così male, eh? Non è così male. Ovviamente non è una cosa da esagerare. La debolezza la sento anche mentre lavoro e durante la giornata, però sai, è quella debolezza che poi non ci pensi e continua, capito? E continui a fare quello che stavi facendo, capito? È giusto quel momento che hai, però poi continui, capito? Non ci fai tanto caso. Il caffè è sempre una tragedia. Il caffè senza zucchero, raga, io invidio le persone che si riescono a bere il caffè senza zucchero. Ma come fate? È amaro come la morte, mamma mia, oh. Io non mi sono abituato, raga, non mi sono abituato. Non credo di potermi mai abituare a bermi il caffè senza zucchero. Ho trovato una tecnica che il caffè senza zucchero, ovviamente, lo giravo per farlo un po' raffreddare, giusto un poco, e poi me lo bevevo a cicchetto, raga, lo bevevo proprio così, a gusto, a cicchetto proprio. E così il sapore lo sento comunque, il sapore della morte, però lo sento di meno, capito? Anche se me lo gusto di meno, però è amaro come se fosse poi amaro così. E dico, vuoi sentire? Almeno per tenermi sveglio, mentre lavoro, mo bevo a cicchetto. E ho preso questa abitudine di berlo proprio a cicchetto così. E l'amaro si sente, ci faccio mai meno caso più che altro. Però devo dire che ieri ho detto che vi avrei detto una cosa particolare, una sorpresa. Vi devo dire una cosa. Dipende domani come mi sveglio, come mi girano i sensi, diciamo.
Però sono molto, ma molto tentato nel prolungarla di un'altra settimana. Non lo so, dipende domani come mi sveglio. Però sono molto tentato di continuarla per una settimana e vedere a che punto posso arrivare. Però devo dire che un po' di panzetta è andata via. Un po' di panzetta, eh? E volete vederla? Vabbè, dai, la faccio vedere. Un po' di panzetta è andata via. Non so se si vede. Prima ovviamente non era così, era proprio il coso. Ovviamente c'è da dire che questa cosa la sto facendo sotto visione di una dietologa. Mi ha detto la dietologa cosa mangiare, come comportarmi durante la giornata, cosa fare. Mi ha dato la dietologa queste 2 settimane di chetogenica. Quindi comunque non è una cosa che mi sono inventato io dall'oggi al domani, eh. E però a me per ora, attualmente, alle ore 1:05, attualmente dico che potrei provarla ad allungare per un'altra settimana. Potrei provare, non lo so, ho detto dipende domani come mi sveglio. Però alla fine devo dire che è tutta una questione mentale, cioè quando ti prefissi di dire madò, devo fare una dieta, ma una dieta in generale, madò, devo fare la dieta, non posso mangiare quello, non posso mangiare quello, devo mangiare queste cose diminuite, e quindi è lì che ti fai tanti paletti, tanti muri che ti crei tu stesso, capito? Almeno questo è secondo come la vedo io, eh. Io non so che sono un medico, però è come la vedo io e come alla fine di questo percorso, di questa chetogenica, io la vedo in questa maniera, che lo dicevo anch'io, dice ma la chetogenica devo fare, non posso mangiare determinate cose, alla fine le fai, non ci devi pensare tanto, perché alla fine tu dici devo stare a dieta, va a dieta in generale, come dicevo, devo stare a dieta, non devi pensare già da subito non posso mangiare quello, perché ti fai venire automaticamente le voglie che ti mettono in crisi pensando di non poterle mangiare, capisci? Quindi non ci devi pensare, la devi fare, ti mangiare quello che ti dicono la dietologa di mangiare, però alla fine dei conti questa chetogenica, per chi è già in dieta e chi sta sotto una dietologa, per dare uno sprint in più al dimagrimento, potrebbe servire, potrebbe fare bene, eh? Io parlo del mio percorso, e nel mio percorso, che comunque sto da un anno in dieta, nel mio percorso fare questa chetogenica è servito per dare un ulteriore sprint finale, diciamo, perché poi inizio a fare una dieta di mantenimento, però questo poi più avanti. Dipende domani come mi sveglio, non lo so, ma attualmente potrei provare ad allungarla di un'altra settimana, perché alla fine non è tutta questo inferno che si pensa. Quindi ragazzi, vi ho già tartassato abbastanza con questo video, che credo sia tipo di 15-20 minuti. Questa è la mia esperienza in chetogenica e vi farò sapere nelle storie di Instagram come procede, le mie ultimissime impressioni. Quindi ricordatevi anche di seguirmi su Instagram, ok ragazzi? Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!